Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti qui in un nuovo video. Allora, come avete detto dal titolo, oggi faremo una bella ricarica settimanale. Come sapete, ormai mi tengo sempre un giorno a settimana nel quale vado a ricaricare con i miei cibi preferiti. E oggi è sabato 13 febbraio, sono le ore 7:30, quindi direi che possiamo partire con il nostro primo passo della giornata. Allora ragazzi, unico dettaglio per oggi, devo ancora andare a prendere la colazione, ma non vi preoccupate, ci sto andando proprio adesso e vi porto con me. Ah, e comunque fa un freddo assurdo oggi, c'è un'aria che praticamente ti gela proprio. Vabbè dai, questo è altro per la nostra ricarica. Mi fai una al pistacchio, due alla nocciola, una all'albicocca. Allora, mi fai un trancio di crostata? No, vino albicocca. E dopo mi dai anche due pizzette. Allora, margherita c'è? Margherita c'è, oh. Allora, va bene, due di margherita. E come avete visto, la colazione ce l'abbiamo e noi ci vediamo direttamente a casa con tutto quanto allestito. Non vedo l'ora di partire col primo passo perché ragazzi ho una fame assurda. Ed eccoci qua ragazzi, finalmente ci siamo e possiamo partire col nostro primo passo della giornata. E come avete visto qui abbiamo due bei cornetti, uno al pistacchio, uno alla nocciola, tre cucchi americani con le arachidi e una bella crostata di albicocche. E qui partiamo leggeri leggeri con le prime 2000 calorie. E io inizierei subito dai nostri cookie. E qui potete vedere il burro d'arachidi all'interno. Sono spettacolari. Bene, primi tre cookie andati, erano veramente il top, praticamente frolla ricoperta di arachidi e con all'interno burro di arachidi. E per rimanere in tema frolla continuerei con questa bella crostata di albicocche. Wow, si sente veramente tanto il burro, la frolla è super friabile, veramente il top. Comunque, anche lo strato di marmellata è qualcosa di assurdo. Crostata andata e ora andiamo col cornetto al pistacchio, uno dei miei gusti preferiti. Il pistacchio è una di quelle cose che rende buono di tutto, dal salato al dolce. E qui all'interno potete vedere la bomba di pistacchio. Ormai ragazzi, lo sapete che adoro i cornetti, brioche, croissant, chiamateli come volete, ma mi piacciono veramente tanto. E ora andiamo col secondo cornetto, che è esattamente quello della nocciola. Le calorie iniziano già a farsi sentire. E qui potete vedere la parte con la nocciola. Anche questo è veramente assurdo, praticamente sembra la crema del Kinder Bueno, perché è nocciola senza aggiunta di cacao. Veramente il top. Ah, e comunque, per tutti quelli che non lo sapessero, questo è uno sgarro. Praticamente rientra comunque nelle mie calorie settimanali. E comunque, se volete approfondire ancora di più questo argomento, vi consiglio assolutamente di vedere il video che ho fatto precedentemente, che si chiama Come sgarrare senza ingrassare. Lì vi lascio tutte le informazioni. Ultimo morso di questa nostra prima colazione leggera leggera. E finiamo anche il nostro latte restante. Oggi per la prima volta l'ho riscaldato. Si vede che sto diventando vecchio. Bene, queste prime 2000 calorie mi stanno già mettendo capo, praticamente mi sono svegliato 2 ore fa, ma andrei già letto. E come glicemico inizia a farsi sentire. A noi ragazzi terremo botta. E quindi ora io li metterò al lavoro e noi ci vediamo direttamente col nostro secondo passo della giornata. Bene ragazzi, è il momento del secondo passo della giornata e ora sono le ore 11, quindi direi che possiamo andare con un bel spuntino anche abbastanza leggero. Infatti qui davanti a me una bella pizzetta e 5 Oreo. Infatti questo pasto lo userò anche come pasto pre-allenamento. Infatti tra 2 ore circa mi allenerò e quindi sicuramente le energie non mancheranno. Quindi direi di partire con la nostra bella pizzetta.
buona c'ha di classica pizzetta da panificio. Sapete che nei miei giorni di ricarica la pizza è immancabile. Pizzetta andata, lo andiamo con i 5 Oreo. Gli Oreo sono sempre ben accesi, con latte starebbero ancora meglio, ma non vorrei sentirmi troppo, poi il latte l'ho già bevuto stamattina. Ultimo morso dell'ultimo Oreo. Bene, e anche questo spuntino è andato. Ora, tempo di digerire, poi mi allenerò e noi ci vediamo col pasto post allenamento. Bene ragazzi, ci siamo, è il momento del pasto post allenamento, sono passato un bel paio di ore dall'ultimo pasto che abbiamo fatto, ora sono le ore 17:50, si è fatta abbastanza tardi, ma ho dovuto fare un paio di cose e quindi andiamo a fare esattamente adesso il nostro post workout. Per la parte salata abbiamo due belle piadine con cotto, sottiletta, maionese, ketchup, come bevanda, stavolta Coca Zero. E poi, tranquilli che c'è anche il dolce, che c'è una sorpresa. Andiamo con la prima piadina filante. Super saporita e super formaggiosa. Lo sapete che il pasto post allenamento è quello più gradito. Non so se lo vedete, ma qui c'è la sottiletta che sta sciogliendo e sta strabordando tutto. Qui ragazzi potete vedere un po' di sottiletta filante. Ah, ora che ci penso, è il primo pasto salato che faccio oggi, praticamente sono le 18. Voi ragazzi siete più del team dolce o team salato? Penultimo trancio di piadina. Comunque anche la piadina è uno dei miei cibi preferiti, potrei fare anche un 24 ore solo piadina, visto che la si può fare sia salata che dolce. Potrebbe stare come cosa. Ultimo morso di piadina. Parte salata andata e siamo circa alla metà delle calorie. E ora non ci resta che distruggere la parte dolce. Ed eccoci qua ragazzi, ormai mi conoscete. Sapete che nel giorno di ricarica, ogni volta che faccio un pasto salato, dopo dico un mini dolcino, ci sta sempre. E oggi abbiamo esattamente due Ferrero Rocher, la Red Velvet che ha preparato mio cognato, quindi lo ringrazio veramente, adesso andrò anche all'assaggio. Poi un bel dolce tipico indiano, questo qua praticamente si chiama Le Blue, ed è fatto, sono tipo delle mini frittelline col colorante e poi schiacciate fino a formare una pallina. E ovviamente un bel cornetto all'albicocca, sapete che i cornetti non sono mai abbastanza. Quindi vi metto qui di fianco anche le calorie della parte dolce e dopodiché direi che possiamo partire col nostro pasto. E in questo momento io partirei proprio con questo. Mon Dio, è una bomba calorica, è un insieme di olio, zucchero, va giù con niente, non c'è neanche bisogno di masticarlo perché praticamente è talmente unto che scende come se niente fosse. Bene ragazzi, questo mini dolcino era qualcosa di spettacolare, praticamente tre morsi ed è già sceso. Ora andiamo col primo Ferrero Rocher. Buono, cioccolato e nocciola, cosa volete che sia? Questo è quello che intendo per cibo ricco di calorie. Praticamente i dolci hanno una densità calorica assurda. Vi bastano due morsi per arrivare tranquillamente a 200-300 calorie. E ora cornetto all'albicocca, super ripieno, e mi terrò il pezzo forte della Red Velvet per la fine. Oddio, sta esplodendo. E anche il cornetto è andato e ora è il momento di questa super Red Velvet. Andiamo all'assaggio. Ragazzi, l'aspetto è veramente invitante, lo strato di formaggio si vede veramente bene, anche pan di Spagna, anche l'olfatto è veramente gradevole. Ma basta, andiamo all'assaggio, cosa più importante. Oh mio Dio, ma è super buona, sembra tipo plum cake con aggiunta di crema al formaggio, veramente approvata, bravo Guri, questa te la provo. Se vuoi farmene un chilo possiamo fare una challenge, vedi tu? Ti mostro il tutto da un po' più vicino. Comunque veramente, la torta super approvata.
mi sa che mi toccherà proporgli qualcosa per una prossima challenge. Ultimo morso. Veramente, veramente il top. La parte che ho preferito di più è stata proprio la torta, 3-4 dolci in totale. E anche per oggi, ragazzi, la parte del catabolismo l'abbiamo distrutta per bene. Sicuramente non rischieremo di catabolizzare con tutto questo intralcio calorico. Quindi, tempo di digerire questo pasto, far passare un paio di ore e noi ci vediamo col prossimo pasto. È il momento della cena e noi ci troviamo qui al McDrive. Buonasera, benvenuti a McDonald's, per così tre gottini pure. Allora, mi fai un crispy McBacon? Come? Un crispy McBacon. Sì, facciamo un menù grande? No, solo un panino. Ok, dopo? E poi mi fai il My Selection, quello chicken pepper? Sì, facciamo menù, solo panino. Solo panino. Ok. E poi patatine grandi. Ok, dopo decidi l'altro. No, grazie. Bene ragazzi, siamo giunti al momento dell'ultimo pasto della giornata. Come avete visto, per oggi ho fatto solo tre pasti, però sono stati abbastanza abbondanti, diciamo. Tutti da circa 2000-2500 calorie. E come avete visto nell'ultima clip, siamo passati a McDonald's e per oggi ho preso un panino che non ho ancora mai provato, il chicken pepper. Chicken pepper, praticamente c'è il pepe e la roba viene sottofondo. E ora direi che possiamo andare all'assaggio senza perdere tempo. Oh. Devo dire che è buono come panino. Se vi piace il piccante, ve lo consiglio assolutamente. C'è quella nota di pepe che è abbastanza piccantino. Piccoli fail in diretta. La Robin non riesce a aprire un barattolo. Abbiamo tanto panino. È così semplice. La facciamo? Insomma. Comunque ragazzi, veramente, secondo me qualche volta sale su il nostro vicino che abita qui sotto. Meno a picchiarci di tutto perché c'è un casino sempre. Cioè praticamente la cotoletta, il pomodoro, l'insalata, iceberg e una salsa un po' strana, penso sia la salsa Cesar. Perché non è maionese però è bianca. Sembra che è bianca. Gialla. Sembra che è gialla. Ah no! Cosa c'è? Tipo sera. C'è uno scherzo, ti metto questo addosso. Più andiamo avanti nella giornata, e più il cervello inizia a spegnersi. Robby ha appena detto che oggi ha fatto tre polli. Sì, ma non per me. Facciamo un allenamento la prossima volta, cioè non so. Non per me, per te. Ma che schifo! Che schifo! Ma dai, ma basta, ma il pollo! Che volato un pezzo di cotoletta! Che schifo! Non mi viene da dire, poi mi devo tenere molto di più! Meno male che non ho visto! Adesso si trova in faccia! Ho l'arma questa, eh! Ho quest'arma qua! Qui finisce male! Tutto documentato, in diretta! Ultimo morso, praticamente è pane, salsa, insalata e pomodoro. Ha durato il pollo. Cacca zero. E ora il secondo panino, il classico crispy McMacon. Questo secondo me è uno dei panini più buoni del McDonald's. Comunque ragazzi, sto diventando esperto di McDonald's da quando giro questi video. Secondo me ciò che rende veramente buono questo panino è proprio la salsa. È qualcosa di assurdo, super saporito. Ultimo morso di questo nostro secondo panino. E ora andiamo di patatina. Ultime patatine e finiamo anche questo pasto. Perfetto ragazzi, allora come avete visto anche quest'ultimo pasto è stato fatto fuori e ora qui di fianco vi metto le calorie totali di questa nostra giornata. Come avete visto oggi vi ho portato la mia ricarica settimanale, lo sgarro che non è sgarro. Comunque se volete approfondire di più l'argomento ho già fatto un video in precedenza, quindi andate pure a vedervelo, dove vi insegno dei trucchetti per godervi il vostro pasto libero senza andare a compromettere la vostra composizione corporea.
e quindi, prefissato il nostro giorno di ricarica con l'introito calorico, vado a scegliere gli alimenti di cui ho più voglia e quindi me li gusto durante la giornata. E quindi ragazzi, io per fare questo video mi sono divertito veramente tanto, spero sia stato lo stesso per voi. Se fosse stato così, lasciate un bel like, il pollicione che trovate qui sotto per supportarmi, e in più lasciatemi ovviamente un bel commento per farmi sapere se vi è piaciuto anche questo video, e iscrivetevi assolutamente al canale. Ragazzi, guardando i dati vedo che quasi un 60% di chi guarda i miei video non è iscritto al canale. Non vi costa nulla, quindi iscrivetevi in modo da supportare il lavoro che faccio e per motivarmi ancora di più nel continuare questo progetto. Quindi credo in voi. Detto questo, noi ci salutiamo e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!